Il 10 giugno 1940 l'Italia dichiarava guerra a Gran Bretagna e Francia e attaccava quest'ultimo in una breve campagna che partì proprio dal territorio piemontese, proseguendo una politica di aggressione già inaugurata ai danni dell'Etiopia e della Spagna repubblicana, strettamente connessa con la natura bellicista e totalitaria del regime fascista. Il conflitto rivelò ben presto la debolezza reale del paese, che andò incontro a una serie di disastrose sconfitte e finì per essere totalmente subordinato all'alleato tedesco, mentre il fronte interno si sgretolava a causa dei bombardamenti, della crisi economica e delle difficoltà negli approvvigionamenti. Ciò nonostante, fino al crollo dell'8 settembre, gli eserciti italiani furono inviati a combattere su fronti anche lontanissimi, dall'Egitto alla Russia, e occuparono vasti territori in Grecia, Jugoslavia e Francia, mentre il paese era, almeno a livello di propaganda, totalmente impegnato nella guerra dell'asse. Si analizzi, anche attraverso uno studio di caso, uno dei tanti aspetti della guerra fascista fra il 1940 e il 1943. Per fare qualche esempio, senza pretesa di esaustività, le campagne d'Africa, Russia, Grecia, la politica di occupazione italiana nei Balcani, la guerra sul mare, la propaganda fascista e l'opinione pubblica interna, le condizioni di vita dei soldati e quelle dei civili, i bombardamenti e il loro impatto sul fronte interno, l'impatto del conflitto sul Piemonte e sui suoi rapporti con le regioni francesi vicine. Ove possibile, ci si soffermi anche sulla successiva memoria o rimozione che dell'aspetto prescelto sia avuta nell'Italia repubblicana. Ciò detto, io mi taccio e cedo la parola al professor Giovanni De Luna. Sì, salve, buongiorno a tutti. Il percorso che vi propongo è, come dire, da un lato corre lungo la periodizzazione consueta, cioè partiamo dal 1939 e arriviamo al 1943, e dall'altro vediamo come le fasi che si succedono in questa periodizzazione, i vari periodi che scandiscono questi anni, rimbalzano nell'esistenza collettiva degli italiani, cioè. Quindi avremo questo doppio binario sostanzialmente, da un lato gli eventi bellici e i vari teatri di guerra in cui gli italiani sono impegnati, dall'altro il modo con cui quello che gli storici chiamano il fronte interno, ma che poi è l'opinione pubblica, l'esistenza collettiva degli italiani, la loro vita quotidiana, viene in qualche modo scandita e anzi, come dire, determinata quasi dalle varie fasi della guerra. Quindi il concetto chiave è un po' questo, quello dal punto di vista didattico, proprio questo parallelismo tra gli eventi bellici da un lato e il modo in cui questi eventi vengono vissuti dalla popolazione italiana dall'altro. Cominciamo quindi, la periodizzazione è quella classica che voi conoscete, no? Credo che si parte dalla non belligeranza, cioè i mesi che vanno dagli inizi di settembre del 39 al 10 giugno del 1940, poi c'è la fase della guerra lampo, della guerra parallela, che è quella che Lucio immaginava di poter condurre senza essere, come dire, strettamente legato agli obiettivi dei tedeschi. Poi c'è la fine della guerra parallela e la fine della guerra lampo con la guerra che diventa una guerra di lunga durata, comunque una guerra di usura, non una guerra che finisce subito. Questa fase è ancora scandita dalle vittorie dell'asse, che l'asse alleanza tra Germania e Italia, che sostanzialmente si conclude con le sconfitte militari che tra l'autunno del 42 e la primavera del 43 arrestano la marcia trionfale di Hitler e dei suoi alleati e, come dire, preparano l'epilogo, che è quello che in Italia va dal luglio del 43, dalla defenestrazione di Mussolini, al settembre 1943, all'8 settembre. Quindi questa è la periodizzazione classica, quindi sono le varie fasi che scandiscono quegli anni. Vi ripeto, li vedremo sia dal punto di vista degli eventi bellici che li caratterizzano, sia dal punto di vista del modo con cui gli italiani vivono quell'esperienza. Partiamo dalla non belligeranza. La non belligeranza è una sorta di, come dire, di stato di sospensione, nel senso che quando Hitler attacca la Polonia, quando comincia la Seconda Guerra Mondiale ai primi di settembre del 1939, tutti sanno che l'Italia più o meno prima o poi entrerà in guerra a fianco ai tedeschi. Però, come dire, in quel momento la situazione è abbastanza precaria dal punto di vista proprio degli armamenti, dal punto di vista della compattezza della solidità delle nostre forze armate. Ci siamo dissanguati in Etiopia, ci siamo dissanguati in Spagna, inseguendo i sogni imperiali e le egemonie di Mussolini, però in qualche modo non siamo riusciti a
come dire, a ricomporre le nostre riserve militari, a riattivare le nostre risorse militari, e le nostre forze armate sono in uno stato di perenne debolezza, cosa che i capi di Stato Maggiore fanno presente a Mussolini dicendo non possiamo intervenire. Detto questo, è chiaro che però la non belligeranza è un'anomalia rispetto a un regime che aveva fatto della guerra e del mito della virilità guerriera l'asse portante della sua dimensione, non solo della sua politica, della sua ideologia, ma anche della sua dimensione simbolica. Come dire, libro e moschetto fascista perfetto, cioè gli 8 milioni di baionette, cioè tutta una retorica del regime aveva costruito l'immagine di un'Italia guerriera, e non puoi dire ah no, noi spareremo, 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 e poi quando si comincia a sparare tu dici ah no, scusate, mi sono sbagliato, no? Non può succedere questo. Quindi in qualche modo quello che questa della non belligeranza io l'ho definita una sorta di irreale normalità, perché comunque certo che la normalità continua, però come dire, si sa che prima o poi in guerra si entrerà. La cosa che colpisce lo storico è che quella fase, quei mesi, sono una fase, per esempio, in cui le nostre industrie lavorano alacremente ancora per il mercato privato. La Fiat non mette in produzione carri armati, non mette ancora in produzione apparati bellici, ma continua a produrre le balilla, no? Ma non solo, ma come dire, noi facciamo affari ancora con gli inglesi, con i francesi, cioè i mercati tirano, la non belligeranza è una situazione che somiglia un po' alla neutralità e ha dei suoi risvolti economici molto, molto precisi, molto opportuni. Quindi da questo punto di vista si vive come una sorta di stato di grazia all'interno del quale tutto va bene, e forse in cuor loro ognuno cova la speranza che in realtà la guerra finisca presto, che l'Italia non debba entrare in guerra e che possa lucrare sulla vittoria di Hitler senza spargere sangue, senza pagare un prezzo. Però vi ripeto, questa cosa è impossibile da che possa avvenire, e credo che poi l'elemento decisivo per determinare la fine della non belligeranza e la scelta di Mussolini di entrare in guerra sia l'incalzare strepitoso delle vittorie tedesche. Le vittorie tedesche si susseguono su tutti i fronti. La Germania attacca la Polonia, poi dopo attacca la Norvegia, e quando c'è a Dunkerque la rotta dell'armata anglo-francese, si capisce che ormai la guerra Hitler l'ha quasi vinta, e che quindi in quel momento bisogna entrare in guerra. Cioè, la famosa frase di Mussolini, abbiamo bisogno di un pugno di morti per sedersi al tavolo della pace, beh, quella è quello. Quindi a quel punto lì l'Italia entra in guerra. Non sono molto cambiate le condizioni, anzi l'Italia prima di entrare in guerra chiede alla Germania tutta una serie di garanzie rispetto all'approvvigionamento di materie prime, soprattutto di carbone, soprattutto sul fronte energetico, per cui si sa che insomma in qualche modo la situazione è molto precaria. Però a quel punto lì è quello che vi dicevo prima, si spera che la guerra finisca presto. A quel punto lì la guerra lampo non diventa più soltanto un'opzione militare strategica. La guerra lampo, sapete, è una tecnica militare all'interno del quale quando i carri armati sfondano la linea avversaria le avanguardie non si fermano, continuano ad avanzare appoggiato dall'aviazione, e poi con calma nelle retrovie arriva la fanteria, ripulisce tutto, e quindi comunque quindi il blitzkrieg è questa, è una guerra di sfondamento all'interno del quale non ti preoccupi tanto delle retrovie, ma ti preoccupi soltanto di avanzare. Ma la guerra lampo ha dentro di sé anche questo concetto del tempo, per cui tutto può finire in fretta, che quindi in qualche modo la rapidità delle vittorie sul campo della Germania è il preludio a una guerra che finisce molto in fretta, all'interno del quale quindi il fatto che le riserve italiane non siano significative, che abbiamo pochissimo apparato militare di riserva, eccetera, può essere superato dall'entusiasmo, perché
tanto la guerra finisce presto e tutto va bene. Vi dicevo prima dell'opinione pubblica, questa opinione pubblica che era passata, io l'ho chiamata euforia produttivistica, quella della non belligeranza, perché appunto si lavorava, si vendeva su tutti i mercati, eccetera, eccetera. Questa spensieratezza, se volete, continua anche quando l'Italia entra in guerra. Sono rimasto molto colpito, ne ho parlato con dei vostri colleghi insegnanti poco tempo fa, del fatto che, per esempio, che il campionato di calcio continua come se niente fosse. Il 2 giugno finisce il campionato 1939-40, il 9 giugno, il giorno prima del discorso di Mussolini che entra in guerra, ci sono le semifinali di Coppa Italia, a ottobre il campionato, a ottobre 1940, il campionato ricomincia come se niente fosse. Non solo, ma nell'estate del 1940 vengono, come dire, confermate tutte le licenze agricole, perché in estate i contadini lavorano, ci sono i lavori di etitura, trebbiatura e così via, e i soldati vengono smobilitati, vengono rimandati a casa per poter esercitare questi ruoli, questi mestieri. Quindi come se fosse tutta l'insegna della normalità più assoluta, della normalità più produttiva più assoluta. Sul fronte militare questa fase è quella della guerra parallela, cosiddetta. Cos'è la guerra parallela? È il tentativo di Mussolini di ritagliarsi una sua sfera di influenza, una sua area territoriale, che sfruttando la potenza dei tedeschi però garantisca all'Italia un certo tipo di autonomia, un certo tipo di libertà d'azione. Mussolini era anche preoccupato che se Hitler avesse vinto la guerra da solo, il divario tra Italia e Germania sarebbe stato talmente alto che l'Italia sarebbe diventato un altro satellite della Germania senza nessun tipo di potere contrattuale. A quel punto lì Mussolini pensa di potersi ritagliare una sua sfera di autonomia, una sua sfera territorialmente definita, fuori dagli obiettivi strategici dei tedeschi. E quindi, siccome gli obiettivi strategici dei tedeschi, li sappiamo, era quello di neutralizzare le potenze occidentali, Francia e Inghilterra, per poi potersi dedicare esclusivamente ad abbattere la Russia, che era il suo nemico principale dall'inizio, e quindi conquistare lo spazio vitale che la Germania pensava fosse nel cuore dell'Europa, quindi dell'Europa dell'Est. Questo voleva dire che, per esempio, Hitler non era assolutamente interessata alla dimensione adriatico o mediterranea dell'Europa, per cui Mussolini pensava che, partendo dall'Albania già italiana, potesse, conquistando la Grecia, avere una sua area di influenza nei Balcani, indipendente e altra rispetto alla zona di influenza dei tedeschi. Questa è quella che porta all'attacco alla Grecia il 28 ottobre del 1940. Prima c'erano stati altri episodi bellici molto limitati, c'era stata il 10 giugno del 40 l'Italia aveva attaccato la Francia non l'ha mai dimenticato quello, perché l'aveva definita la pugnalata alla schiena. La Francia era già in ginocchio, la Maginot era già crollata, i tedeschi stavano per arrivare a Parigi, quindi a un paese già sconfitto l'Italia gli dà questa pugnalata da Maramaldo, entra in guerra, però non è molto brillante questa scelta, perché poi gli italiani, nonostante che i francesi fossero impegnati sui due fronti, riescono ad avanzare per 6-7 chilometri fino a Mentone, ecco, più oltre Mentone non riescono ad andare, anche sulle Alpi si misura immediatamente l'inadeguatezza dei nostri equipaggiamenti, la difficoltà del nostro esercito a essere efficiente, essere tecnicamente preparato. Altra dimensione della guerra parallela è quella nell'Africa del Nord. Tra l'altro la frontiera tra Libia, possedimento italiano, e Egitto, protettorato inglese, era l'unica frontiera dove Inghilterra e Italia erano a stretto contatto. Quindi lì era inevitabile che anche lì il conflitto avvenisse, e difatti gli italiani attaccano entrando per 70 chilometri in territorio egiziano, partendo dalla Cirenaica, arrivano fino a Sidi El Barrani, che è un paesino 70 chilometri dentro, eccetera, però lo slancio offensivo degli italiani si ferma lì.
un'osservazione su questo fronte, ve la faccio perché potete tenerne poi conto anche rispetto al tema che dovete svolgere. Il fronte africano è veramente particolare, essendo, come dire, limitato da un lato dal mare, che c'è tutta la costa settentrionale dell'Africa, e dall'altro dal deserto, e non essendoci città di rilievo, non è la guerra tra le case come quella di Stalingrado, come quella delle nostre città, come quella dei bombardamenti. È una guerra dove come dire, i confini sono il mare, il cielo, il deserto e la terra, cioè, quindi c'è questa dimensione sconfinata. E questo fa sì che poi quella guerra assumerà proprio questa caratteristica di estrema mobilità, perché gli italiani sfondano, poi vengono ribattuti indietro, poi rimangono avanti un'altra volta con i tedeschi, poi tornano un'altra volta indietro. A seconda dei rifornimenti che arrivavano, delle navi che arrivavano, l'esercito che godeva di maggiori risorse in quel momento attaccava, vinceva, poi veniva sconfitto quando arrivavano le risorse degli altri e così via. Quindi è un andirivieni continuo lungo tutta la costa settentrionale dell'Africa, che è la caratteristica del fronte africano, cioè quello di Rommel, quello della battaglia di El Alamein, che poi vedremo dopo, eccetera, eccetera. Ma in questa fase, in questa primissima fase della guerra, sono gli italiani che attaccano e arrivano fino a Sidi El Barrani e poi da lì vengono messi in rotta, devono tornare indietro. Piccola parentesi, in questa fase si consuma anche la fine del sogno imperiale dell'Italia fascista. Credo che nel maggio del 1941 l'Etiopia, che era isolata, perché l'Africa orientale italiana, Etiopia, Eritrea e Somalia, erano fuori da questo scenario che vi dicevo, erano sul Mar Rosso, erano in un altro contesto geografico. Lì si capisce subito che gli inglesi hanno buon gioco rispetto alle scarse truppe italiane. Gli italiani, dopo una resistenza anche simbolicamente efficace, oltre che militarmente efficace, nel giro di poco meno di un anno, crollano e finisce anche l'impero fascista nel maggio del 1941. Tutta questa fase che vi sto dicendo all'inizio, quella della fase della guerra parallela, chiamiamola così, o della guerra lampo, chiamiamola così, finisce con l'attacco alla Grecia. Quando Mussolini decide nell'ottobre del 40 di invadere la Grecia, lo fa per i motivi della guerra parallela che vi dicevo prima, ma lì si rivela totalmente la nostra inadeguatezza. La Grecia è un paese piccolo, con un esercito piccolo, eccetera, eccetera, doveva essere mangiato in un solo boccone. La frase era: spezzeremo le reni alla Grecia, e la Grecia ci ha spezzato le reni a noi, nel senso che l'esercito greco ha contrattaccato l'esercito italiano e è entrato in Albania, cioè è entrato in quello che allora poteva essere definito il nostro territorio nazionale. L'Italia fallisce nell'attacco alla Grecia, e in questo fallimento si capisce che la guerra parallela non è possibile. L'unica guerra possibile per gli italiani è la guerra a fianco e subordinata a quelle dei tedeschi. Tanto è vero che nella primavera successiva, quando Hitler decide di invadere la Jugoslavia e prendere la Grecia per non avere grane nel suo progetto di attaccare la Russia, che sarà poi realizzato nel giugno del 41, quando nella primavera del 41 i tedeschi invadono la Jugoslavia, anche noi partecipiamo a questa invasione, anche noi riusciamo anche noi a vincere contro la Grecia, ma grazie all'arrivo degli inglesi, e comunque ci ricaviamo una nostra enclave nei Balcani, di cui poi parlerete successivamente, perché lì ci sarà il Regno di Croazia, ci sarà la Slovenia con la provincia di Lubiana annessa all'Italia, insomma ci sarà tutta una serie di dislocazioni territoriali all'interno del quale però quello che conta è che la vittoria militare lì l'hanno avuto i tedeschi e non l'abbiamo avuto noi. Quando si capisce che la guerra sarà più una guerra lampo, ma sarà una guerra di usura, una guerra di logoramento, allora lì diventa molto importante quello che viene definito il fronte interno, perché si capisce che a quel punto lì tutte le risorse del paese devono essere convogliate nei confronti dello sforzo bellico. È inutile stare lì a pensare
alle vacanze estive come si era fatta ancora nell'estate del 1940. È inutile pensare che la vita possa continuare normalmente, no. Comincia la guerra vera, comincia la guerra che tutti anche cominciano a vivere con degli stati d'animo, come dire, che cambiano anche a seconda, come vi dicevo prima, a seconda delle varie fasi della guerra. All'inizio, per esempio, io ho molto insistito su una coppia allargamento-restringimento dello spazio collettivo, no? Perché? Perché all'inizio lo spazio della guerra è lo spazio sconfinato dei fronti di guerra. Tu vieni a conoscere la dislocazione appunto di Sidi El Barrani o di Argiro Castro, di paesini della Grecia o di paesini africani, poi di quello che succede in Russia dopo l'attacco alla Russia del 21 giugno del 1941. Cioè, perché? Perché lì c'è impegnato un tuo familiare, un tuo congiunto, una persona a cui vuoi bene. Quindi c'è, in qualche modo, gli italiani seguono moltissimo l'andamento spaziale della guerra. Pensate che nei capoluoghi di provincia, nelle piazze principali dei capoluoghi di provincia, vengono messe delle gigantesche riproduzioni dei fronti di guerra con i carri armatini tipo Risico, che vengono spostati tutte le mattine per segnalare l'andamento dei combattimenti. Ovviamente dal 42 in poi questa roba viene cancellata, c'è una ritirata continua, però all'inizio c'era questa dimensione per cui lo spazio percepito era quello, diciamo, uno spazio vastissimo, che era quello delle operazioni di guerra. Sapete che questo spazio è destinato a restringersi sempre di più, finché poi, quando dal luglio del 43 in poi la guerra arriva in casa, allora a quel punto lì la guerra non è più sui fronti lontani, ma è direttamente sull'uscio di casa, e questo cambia anche un po' la percezione degli eventi e quello che può succedere, e quello è il modo con cui questi eventi vengono vissuti. Quindi diciamo che la fine della guerra parallela, l'inizio della guerra di usura, della guerra di logoramento, questa dimensione del rapporto con lo spazio, dello spazio percepito, dello spazio immaginario, prima sconfinato, poi sempre più ristretto, eccetera, eccetera, sono un po' le coordinate che ci permettono di leggere questa fase, che finisce, come vi dicevo, nell'autunno del 1942, nella primavera del 1943. Lì tutto quello che fino allora era sembrata la irresistibile ascesa delle forze dell'asse Italia-Germania, ma anche del Giappone, finisce, perché Stalingrado è la battaglia che segna il punto di non ritorno delle avanzate tedesche in Russia. Dopo quella battaglia, dopo la sconfitta di Hitler a Stalingrado, ci sarà soltanto spazio per una ritirata della Wehrmacht e dell'esercito tedesco, inseguito dall'Armata Rossa, che si concluderà due anni dopo, nella primavera del 1945, nelle strade di Berlino. Quindi lì c'è un'inversione di tendenza netta. Fino allora c'era stata un'avanzata progressiva e inarrestabile dei tedeschi. Da quel momento in poi c'è un'avanzata progressiva inarrestabile dell'Armata Rossa e della sconfitta dei tedeschi. Quello che succede sul fronte russo succede anche in Estremo Oriente. C'è la battaglia delle Midway, che cambia i rapporti di forza tra la flotta americana, la flotta statunitense e la flotta giapponese. Da quel momento i giapponesi, che fino allora anche loro avevano fatto altro che balzare da isola in isola, quasi arrivando ai confini dell'Australia, alle porte dell'Australia, quindi egemonizzando tutto il Pacifico, da quel momento in poi non cominciano a inalare sconfitte e sconfitte, che si concluderà poi con la loro resa. Anche noi siamo coinvolti in questo processo, perché per noi la nostra battuta di arresto è l'Alamein. L'Alamein era questa depressione che c'è tra il mare e l'interno del deserto in Egitto. Noi eravamo arrivati fin lì, quello è stato il massimo della nostra espansione verso l'Egitto. Da quel momento in poi, dopo la sconfitta dell'Alamein, non facciamo altro che ritirarsi, perché poi nel maggio del 1943 l'ultima enclave italiana, che era in Tunisia, viene anche quella sconfitta, perché sono arrivati anche gli americani, che erano da Algeria, avevano chiuso tra le due fuochi
nostre truppe oltre a quelle tedesche, gli italiani vengono reimbarcati, tornano in Italia e finisce la nostra presenza militare in Africa del Nord. Quindi sostanzialmente l'inversione di tendenza dal punto di vista militare è tutto lì tra l'autunno del 42 e la primavera del 43. Queste grandi battaglie, Midway in Estremo Oriente, Stalingrado in Russia e l'Alamein in Africa, segnano il punto di non ritorno dell'espansione nazista, fascista e l'inizio della loro fine, perché da quel momento in poi la dimensione militare della guerra sarà una serie di rovesci, poi ci sarà lo sbarco in Normandia, sono tutte cose che voi sapete benissimo. Questa dimensione della fine, di quella che possiamo definire un'egemonia militare delle nostre forze armate, viene vissuta dal paese con molto scoramento. Cioè quello che fino ad allora era considerato, come dire, un fronte interno abbastanza solido, cioè un'opinione pubblica che era abbastanza schierata con il nostro esercito, con il nostro sforzo bellico e che era in qualche modo gratificata dalle vittorie successive che i tedeschi avevano avuto e a cui noi avevamo partecipato. Ecco, questa dimensione, che non dico di entusiasmo, comunque di consenso alla guerra, di fronte a queste sconfitte così disastrose, si incrina in maniera definitiva. Tenete presente che lì subentra anche un altro aspetto molto significativo, che sono i bombardamenti. Voi sapete che la Seconda Guerra Mondiale è la prima guerra totale della storia. Anche la Prima Guerra Mondiale era stata una guerra mondiale che aveva coinvolto tutto il mondo. Qui stiamo parlando di una guerra totale. Perché? Perché coinvolge nella stessa misura sia gli apparati militari che la dimensione civile dei vari paesi. Detto brutalmente, nella Prima Guerra Mondiale si moriva sul Carso, si moriva al fronte, ma se stavi a Torino, se stavi a Napoli, non ti accorgevi, non morivi, stavi in pena per i tuoi familiari che stavano combattendo, ma tu non correvi nessun rischio. Con la Seconda Guerra Mondiale questo non c'è più, perché tutta la popolazione civile diventa oggetto possibile della guerra, no? Alla fine della guerra si conteneranno in Italia 65.000 vittime civili, cioè non di militari individui, cioè, ma di civili che erano morti. Napoli ha il tragico primato, 3.000 morti a Napoli, eccetera, ma questo succede un po' dappertutto. Quindi i bombardamenti sono lo strumento militare attraverso cui la guerra diventa veramente guerra totale, proprio perché coinvolge senza distinzione gli apparati militari e gli apparati civili dei singoli paesi. L'arrivo dei bombardamenti nel ottobre-novembre 1942 è devastante per l'opinione pubblica e per il fronte interno. Bombardamenti c'erano già stati, pensate, Torino viene bombardata già la prima sera di guerra, nella notte dal 10 giugno all'11 giugno ci sono i primi bombardamenti che arrivano, però arrivano questi aerei da basi lontanissime con carichi di bombe molto ridotte perché altrimenti non possono volare, quindi sono sostanzialmente innocui e in qualche modo certo che seminano la morte con le loro bombe, ma sono danni irrisori che vengono vissuti quasi con spensieratezza, è un brutto termine, ma non so usarne altro. I primi morti vengono dati onori militari, vengono sepolti, i primi morti dei bombardamenti vengono sepolti in pompa magna, cioè c'è tutto un rituale intorno a questi morti. E poi sostanzialmente, come dire, se vedete per esempio il diario di Emanuele Artom, che è un personaggio importante, che segnava tutto quello che succedeva, e c'era quasi la curiosità, no? Cioè, che botta forte, come se uno assistesse ai fuochi d'artificio. E poi questa dimensione finisce, quando nell'ottobre-novembre del 1942 i bombardieri si fanno pesanti, i bombardieri arrivano da basi sempre più vicine, e il loro carico di bombe è sempre più distruttivo, la nostra contraerea è sempre più inefficace e inefficiente, a quel punto lì qualcosa si spezza dentro. Cioè quella dimensione in cui tutti avevano vissuto il coprifuoco, hanno vissuto le limitazioni alla propria libertà personale, tutto quello che la guerra aveva comportato sul piano delle restrizioni negli orari,
nella frequentazione degli spazi pubblici, eccetera, eccetera. Fino allora erano state vissute più o meno in maniera spensierata, a quel punto lì diventano altrettanti incubi, anche nei rifugi. Fino allora si era respirata un'atmosfera quasi goliardica, ci si ritrovava, signora, tutte le signore portavano giù da fare a maglia, chiacchieravano, nascevano storie d'amore, si cantava, e appunto lì questa roba qui finisce, cioè questa solidarietà, anzi, molte volte si trasforma in egoismo, questi rifugi diventano delle fortezze assediate, ci si chiude dentro, se tu venivi sorpreso dal bombardamento lontano da casa e volevi entrare in un rifugio casalingo e ti sbarravano la porta e non ti facevano entrare, cioè ci si incattivisce, ecco, sostanzialmente. E il fronte interno viene molto logorato proprio perché risente molto degli eventi bellici. Lo dicevo l'altra volta, c'è un rapporto del prefetto di Torino su una partita di calcio del gennaio del 43, quando dice: no, stiamo attenti perché il calcio è meglio sospenderlo, perché tutte le volte che c'è un assembramento di persone, di tifosi, eccetera, è l'occasione perché esplode il malumore rispetto alla condizione della guerra. Tanto è vero che poi nel marzo del 43 ci sono i grandi scioperi operai che segnano proprio la rottura del fronte interno e, come dire, il manifestarsi di una dimensione di fame, di paura, eccetera, che si traduce però non nella passività ma nel protagonismo collettivo, no? I scioperi del marzo del 43, pensate che dal 1922 per 20 anni in Italia non c'erano mai più stati scioperi, e il fatto che la fabbrica ritorna un luogo, non soltanto un luogo di produzione ma anche un luogo di organizzazione da parte degli operai, diventa una roba estremamente significativa che preoccupa tutti, preoccupa il duce, preoccupa il fascismo, preoccupa anche Hitler, che non si aspettava che il suo alleato fosse così debole proprio rispetto al controllo dell'opinione pubblica, al controllo di una classe operaia che sembrava sconfitta e sembrava in qualche modo relegata nelle macerie della storia. Quindi diciamo che alle sconfitte militari segue questa rottura anche del fronte interno, e a quel punto lì tutti i nodi vengono al pettine, cioè questa l'improvvisazione dell'entrata in guerra, la mancanza di riserva, la mancanza di una compattezza militare notevole, l'inefficienza dei nostri comandi, cioè, e anche la debolezza, la fragilità del consenso che si era realizzato intorno al fascismo viene fuori in maniera clamorosa. Pensate che quando l'Italia entra in guerra il 10 giugno del 1940 sono più o meno 5 milioni gli italiani che a vario titolo sono iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai giovani, ai Balilla, ai Moschettieri, alle Giovani Italiane, tutte le organizzazioni fasciste. Boh, quando crolla il fascismo il 25 luglio del 43 non c'è uno di questi che dice: ma no, no, sono tutti attoniti, sono tutti stroncati dal peso della guerra. Ci sono stati una settimana prima del 25 luglio del 43 c'erano state queste incursioni aeree su Roma, quindi Roma era stata violata per la prima volta nel suo spazio aereo, e questo era intervenuto il Papa lì, Pio XII, a rincuorare le popolazioni che erano state sinistrate, erano state vittime dei bombardamenti. Non è andato né il re né Mussolini, nessuno dei leader politici si era fatto vedere in mezzo alla gente che piangeva per strada, il Papa era andato. Quindi anche lì c'è una sorta di simbolico passaggio di consegne tra le autorità civili, tra le autorità istituzionali, statali e la Chiesa. La Chiesa subentrerà, soprattutto nel biennio 43-45, agli altri poteri, proprio perché la Chiesa prenderà questo ruolo, come dire, quasi super parte, se i sacerdoti benediranno sia i fascisti che gli antifascisti, sia i partigiani che quelli della Repubblica di Salò, e si ritireranno, come dire, ritaglieranno questo ruolo di protagonisti, per cui alla fine, quando tutto crolla, tu ti rivolgi alla Chiesa come l'unico potere che in qualche modo rimane in piedi. È una cosa che riguarda il potere istituzionale, ma riguarda anche l'inconscio. C'è una ripresa fortissima in quegli anni del culto mariano, cioè dell'affidamento alla Madonna. La Madonna è la grande madre del culto mediterraneo, no? Cioè, è la protettrice,
se voi vedete i diari di guerra, le lettere di guerra, tutti parlano della Madonna di Pompei, della Madonna di Montevergine, della Madonna della Consolata. Cioè, qui a Torino, sulle porte di Rifugeri, veniva messa l'immagine della Madonna della Consolata, perché era la grande protettrice, cioè la contraerea fascista era inutilizzabile. I tedeschi, gli inglesi venivano, bombardavano senza trovare resistenze, e tutti ti aggrappavano alla Madonna come un atto di fede. Quindi il culto mariano è proprio quello, cioè continuerà anche nel dopoguerra, perché la Madonna, prima di essere scalzata da Gesù, da altre, era stata a lungo egemone. Cioè, quando finisce la guerra, tutte le Madonne che erano state ricoverate in provincia per evitare i bombardamenti tornano, per esempio la Madonna di Montevergine torna nel santuario, e tutte le Madonne che tornano vengono accompagnate da processioni, come dire, proprio con dei tratti quasi paganeggianti, perché sono piene di tensione, di emozione, di commozione. Quindi il culto mariano è la spia più autentica di questo smarrimento complessivo della popolazione rispetto, come dire, all'inefficacia degli strumenti tradizionali. E tutto questo è, come dire, lo scenario all'interno del quale cade il fascismo. Il fascismo cade, è quasi, come dire, un suicidio, perché viene fatto dai suoi gerarchi con la defenestrazione di Mussolini il 25 luglio 1943, ma anche l'eutanasia, nel senso che si trattava di un corpaccione ormai molle, esausto, elefantievo, che non aveva più nessun tipo di vitalità da esprimere. Tutta la dimensione, io sono rimasto molto colpito perché, per esempio, se voi sentiste le canzoni, perché allora la radio era l'unico strumento che ti teneva compagnia, non c'era la televisione, al cinema se andavi rischiavi di essere rastrellato, perché gli spettacoli erano molto seguiti dai tedeschi che prendevano chi ci andava. Insomma, quindi la radio era l'unica fonte di divertimento e di sollievo, e la radio trasmetteva, c'erano canzoni in tempo di guerra, la rubrica fissa che trasmetteva delle canzoni inconsulte, cioè a sentirle oggi, Maromao perché sei morto, Mustafa come stavi, bene al di qua e di là, cioè delle rime, amore, cuore, tutte le robe di una banalità sconcertante. Se volete vedere una scena filmica particolare, guardate quella di Alberto Sordi in Tutti a casa. Tutti a casa comincia proprio così: il plotone di Alberto Sordi sta tornando da un'esercitazione in caserma, mentre sta avvicinando la caserma i tedeschi gli sparano addosso, lui prende il telefono e telefona al suo comandante dicendo: comandante, ma qui è successa una cosa stranissima, i tedeschi si sono alleati con gli americani e ci sparano addosso, proprio per far capire il totale marasma in cui l'8 settembre era capitato. Bene, il plotone che stava tornando in caserma, l'ultimo ordine che avevano ricevuto era quello di cantare, e loro stavano cantando Mamma ritorno ancora alla casetta, la canzone strampalata, niente di bellico, niente di virile, niente di guerriero, nonostante tutta la retorica del fascismo che aveva molto lavorato su quella base. Quindi direi che da questo punto di vista, quando si parla del crollo, quando si parla quindi dell'epilogo della guerra fascista, si affrontano questi vari temi, che è quello A, l'insufficienza delle nostre risorse militari, B, l'insufficienza delle nostre risorse economiche, C, il crollo del fronte interno e di un'opinione pubblica che prende le distanze nettamente dal regime. Voglio farvi un'ultima osservazione che vi può essere utile. Quando si parla del fascismo, si parla di totalitarismo imperfetto. È una definizione un po' bizzarra, perché a cosa si allude quando si dice totalitarismo imperfetto? Si allude alla perfezione di un modello totalitario che poteva essere quello di Stalin o quello di Hitler, cioè un regime totalitario è quello che ingloba totalmente la società civile all'interno delle istituzioni.
istituzioni, no? È quella che controlla il cittadino, come si diceva, dalla culla alla tomba, no? Cioè, non c'è uno spazio della tua vita privata, della tua vita individuale, eccetera, che sia sottratto al controllo dello Stato. No, quindi questo è in qualche modo il totalitarismo perfetto, cioè quello, un meccanismo totalitario che ingloba totalmente e non lascia spazio per nessun altro potere oltre quello del dittatore, della dittatura del partito. In Italia non è così. Perché? Perché comunque il progetto totalitario di Mussolini si arresta alle soglie di poteri che erano già, l'avevano già preceduto, c'erano già prima di lui. Il potere della corona, della monarchia, il potere dell'esercito, il potere del blocco economico, del blocco di potere, del potere economico industriale. No, questi esattamente questi personaggi fisicamente, penso al re, penso a Badoglio, penso ai generali dell'esercito, penso a Valletta, alla Fiat, cioè sono quelli che sono gli autori del crollo del fascismo. Cioè è come se questi che avessero delegato al fascismo il compito di governare e di avere il potere per 20 anni, a un certo punto ritirano questa delega e in qualche modo sono loro poi i protagonisti di quelli che i fascisti definiscono la congiura monarchico-badogliana. Per dirvi quindi che da come finisce il fascismo si capisce anche qual era la natura del fascismo, che comunque nei suoi progetti totalitari si era sempre arenato alle soglie di poteri che gli preesistevano e che sarebbero durati anche dopo la sua fine. Boh, io mi fermerei qui adesso e se ci sono delle domande. Sì, grazie professor De Luna con questa relazione che mi è sembrata estremamente interessante e estremamente utile, che direi che ci ha offerto tre elementi come dire, di ragionamento sulla traccia, eccetera. Il primo, una ottima sintesi, ma anche un'ulteriore sottoperiodizzazione di questi anni, appunto la fase espansiva, la fase della guerra parallela, la fase del fallimento e la fase finale dell'incipiente sconfitta, che ci ha dato delle chiavi di lettura e delle parole chiave per la lettura. Allargamento e restringimento, ad esempio, degli orizzonti, che possono essere utilizzate per, come dire, affrontare da un punto di vista tematico e non meramente cronologico lo studio di questi anni, e poi che ha dato molti spunti, secondo me, per degli studi di caso, per focalizzare l'attenzione su degli aspetti particolari, non soltanto delle vicende belliche, ma anche del fronte interno, appunto. E in ultimo anche che ha, come dire, attirato l'attenzione su questa relazione abbastanza stretta fra vicende, andamento del fronte esterno e mutamenti del fronte interno, dell'opinione pubblica, del vissuto e del percepito da parte della popolazione. Io direi, se ci sono delle domande, fatele appunto o nella chat direttamente scrivendole, oppure prenotatevi e noi vi daremo la parola nell'ordine di prenotazione. Domande sia, diciamo, relative al contenuto della relazione, ad aspetti più o meno chiari o richieste di approfondimento, di chiarificazione, anche domande relative a ipotesi di ricerca, ipotesi di lavoro che state valutando voi, insomma, sulla fattibilità o dei consigli per restringere il campo, di qualunque genere. Ecco. Allora, leggo una prima domanda. Visto che però ce n'è una sola, Giovanni, il professor De Luna, gliela leggo e inizia a rispondere. Intanto aspettiamo le altre, va bene? No, scusate, io ne raccoglierei un po'. Io tra l'altro tra mezz'ora devo andare via, quindi raccogliamo un po' di domande e poi rispondo, preferisco rispondere. Ok, aspettiamo allora 2 minuti, diamo tempo alle domande di arrivare, se ci sono. Ma le cose che ho detto, a cosa servono? Sono munizioni da usare
In quale battaglia? Battaglie, gli studenti guidati dai docenti qua presenti, ci sono anche degli studenti se non sbaglio, devono realizzare un prodotto di vario genere, multimediale o scritto, insomma, sul un prodotto di ricerca che viene per un concorso che è stato bandito dalla Regione Piemonte, dal Consiglio regionale. L'idea, appunto, il compito è realizzare un prodotto di ricerca da parte degli studenti su questi temi. Questa è una delle tre tracce che sono state individuate. Ma direi che domande non ce ne sono, non ne vengono, non ne stanno arrivando. Allora ci possiamo lasciare qui. Ce n'è una sola che ti rivolgo, che riguarda il ruolo della massoneria. Si può pensare a Badoglio come esponente della massoneria? No, stanno arrivando adesso, allora te ne leggo due. Si può pensare a Badoglio come esponente della massoneria e questa protagonista della caduta del fascismo o è una lettura inutilmente dietrologica? Questa è la prima. La seconda è riguarda il rapporto fra musica e propaganda, perché viene da un insegnante che insegna liceo musicale, insomma, i cui studenti vorrebbero, stanno pensando di affrontare il rapporto fra musica e propaganda. Prego. Scusate, la prima sulla massoneria. Allora, i rapporti tra la massoneria e il fascismo sono più o meno scanditi da un concetto chiave, cioè il fascismo non accettava di avere concorrenti nell'esercizio del potere. Allora, in questo suo progetto aveva i limiti che vi dicevo prima, però. Monarchia, esercito, blocco di potere economico, lì lui non riesce a sfondare. La massoneria, quindi, in qualche modo, siccome tentava di organizzare, era un'organizzazione essenzialmente borghese, cioè c'erano i ricchi, non c'erano gli operai nella massoneria, e quindi in qualche modo andava a confliggere cercando di avere gli stessi interlocutori sociali di Mussolini, Mussolini in qualche modo la azzera, no? Dopodiché, però. Quando il fascismo trionfa, la massoneria diventa utile perché diventa, come dire, subordinata al fascismo e diventa un'organizzazione collaterale del fascismo, che in qualche modo il fascismo riesce a controllare. Con i limiti che dicevo prima, per esempio, la massoneria era un elemento di forte aggregazione all'interno dell'esercito, quindi molti degli ufficiali, dei generali che fanno poi il colpo di Stato il 25 luglio sono massoni. Però questo no, non vuol dire, cioè quello che determina il loro ruolo nella congiura del 25 aprile è il loro essere legati alla monarchia, essere esponenti di un esercito che non si era mai identificato totalmente col fascismo. Quindi più che di massonerie, parlerei lì di un ruolo delle nostre gerarchie militari. L'altra rispetto alla musica. Allora, la musica che vi ho detto quello che. La musica di propaganda dovrebbe essere una musica che in qualche modo enfatizza i simboli chiave di una compagine politica. Pensate a una canzone come Giovinezza, no? Che diventa in qualche modo l'inno del fascismo perché a livello simbolico propone la giovinezza come categoria interpretativa della mobilitazione eroica delle squadre fasciste dal 19 al 22. No? Questa dimensione così fortemente simbolica e così fortemente legata ai temi della propaganda, nella guerra non la trovate. Cioè, una canzone struggente come Lili Marlene, che è la canzone che cantano tutti i soldati di tutti, è tedesca, però la cantano gli americani, la cantano tutti, perché in qualche modo riesce a fotografare lo struggimento dell'essere. In Italia non c'è. L'unica che mi viene in mente, quelle poche cose che ho studiato, eccetera, è quella tornerai da me perché l'unico amore sei per me, cioè quella è l'unica canzone che in qualche modo sembra, somiglia a Lili Marlene dal punto di vista evocativo, dal punto di vista del coinvolgimento emotivo dei soldati. Per il resto non ci sono canzoni militanti, cioè non, anche quella, la canzone su Jarabub era un'oasi libica,
conquistata e ripersa più volte dagli italiani in quell'anno di Rivieni, che vi dicevo, a un certo punto c'è un verso di quella canzone, Colonnello, non voglio pane, voglio il piombo per il mio moschetto, che fu censurata perché come non voglio pane? Qui stiamo tutti morendo di fame e tu non vuoi il pane. Cioè, quindi, se voi attraversate l'universo musicale del fascismo in tempo di guerra, avete questa sensazione di straniamento. Cioè, pensate a una canzone come Se potessi avere 1.000 lire al mese, che è del 38, del 39. Pensate a una canzone come Papaveri e papere, presentata al Festival di Sanremo nel 52, nel 53, avete le stesse atmosfere disincantate, le stesse atmosfere frivole, che non sono lontanissime dall'universo guerriero, virile, eroico, propagandato dal regime. Quindi è una sensazione di forte estraneamento, però se fate una ricerca in quella direzione vi imbatterete esattamente in questo paradosso. Grazie, adesso le domande sono fioccate, quindi ti teniamo, no, vabbè, ovviamente finché puoi. Intanto ti ringrazio a nome di colui che, del professore che ha posto la domanda sulla masseria, che ha detto grazie, chiarissimo, quindi ti riporto il ringraziamento. E poi si può parlare di letteratura di propaganda come di musica di propaganda? Questa è una domanda. Poi si chiedono, si potrebbero gentilmente avere indicazioni su fonti per sviluppare un lavoro sulle canzoni di guerra, in tempo di guerra, chiedo scusa. E poi invece delle richieste di chiarimento anche a beneficio degli studenti, in particolare relative alla posizione della Chiesa nei confronti del fascismo e a rapporti, che rapporto ha avuto l'Italia con la Jugoslavia. Questi due, diciamo, più generali, invece gli altri due precedenti più su temi di approfondimento. Io rispondo a queste poi basta, perché sono le prime due. Dunque, una è sulle canzoni per una ricerca. Io credo che il Radio Corriere possa essere una guida ottima in quella direzione. Cioè, se voi lavorate su quella fonte, trovate un sacco di cose interessanti. Ma poi ci sono anche spezzoni radiofonici di allora che sono nelle teche RAI, che potrebbero essere utilmente utilizzate. Poi c'è la storia della canzone italiana di Gianni Borgna, cioè ci sono, c'è anche delle pubblicazioni, c'è anche una bibliografia, però se volete le fonti lavorate sul Radio Corriere, perché la radio lì è il mezzo di comunicazione egemone, perché poi arriverà la televisione, ma fino al 54 la radio è quella che determina, e anche la radio, voi pensate all'ascolto clandestino di Radio Londra, il fatto che, che ogni emissione del giornale radio alle 13 fosse preceduta dalla lettura del bollettino di guerra. Quindi la radio è quello che rende percepibile il mondo della guerra totale, quindi è uno strumento fondamentale che va usato. Questo per le canzoni. L'altro era per... Si può parlare di letteratura di propaganda come di musica di propaganda? Sì, anche se però è molto difficile trovare dei testi in questa direzione, perché se voi pensate agli anni tra il 40 e il 43 sono gli anni in cui la letteratura italiana si innamora dell'America, c'è quell'antologia che cura Vittorini, americana, che Bompiani pubblica nel 41, poi viene subito ritirata dal commercio, cioè America, primo amore di Mario Soldati, è paradossale, ma è così, c'è un forte innamoramento degli intellettuali italiani per l'America proprio nel momento in cui c'è la guerra. I romanzi esplicitamente di propaganda a me non me ne vengono in mente. Vengono in mente qualche film, che però anche quelli sono precedenti, Luciano Serra Pilota del 38, Uomini sul fondo del 39-40. Cioè, non c'è una propaganda che in qualche modo si alimenti dei succhi dell'altra cultura. La propaganda è essenzialmente cinema, è essenzialmente stampa di regime, è essenzialmente adunate, è essenzialmente scenografia, essenzialmente campagne pubblicitarie, campagne propagandistiche, per esempio quella per ripulire gli angolini contro il lei, queste scemenze qua, eccetera. Poi invece per quanto riguarda la Chiesa e fascismo, poi Italia e Jugoslavia.
Chiesa e fascismo, ragazzi, sono argomenti pesanti. Comunque la Chiesa è uno di quei poteri che il fascismo non scalfisce. Tant'è vero che poi quando la Chiesa deciderà che il fascismo è finito, lo farà finire. Quindi non solo non scalfisce, ma nel 1929 c'è anche con i patti lateranensi il riconoscimento, no? Cosa che non ha mai fatto l'Italia liberale, l'Italia di Cavour, l'Italia di Giolitti, eccetera, il riconoscimento dell'alterità dell'organizzazione della Chiesa rispetto a quella del fascismo. Fascismo e Chiesa entrano anche in conflitto rispetto, per esempio, a una gestione delicatissima e fondamentale che è quella della gioventù, nel senso che le uniche organizzazioni che rimangono dopo lo scioglimento dei partiti politici, che rimangono sulla scena come concorrenti delle organizzazioni fasciste di organizzazione della gioventù, sono quelle cattoliche. Quindi nel 31-32 ci sono fortissime frizioni tra l'azione cattolica e le sue organizzazioni e le organizzazioni fasciste. Sostanzialmente però quello tra Chiesa e, se mi consentite questa semplificazione, tra la Chiesa e il regime è un matrimonio di interessi. Cioè tutti e due hanno interessi a stare bene insieme perché comunque fanno fuori il comunismo, fanno fuori i pericoli, eccetera, eccetera. Quando però questo interesse viene a mancare, siccome l'amore non c'era, si separano e si dividono. 43 è esattamente quello. L'interesse viene meno e si sono divisi. Per quanto riguarda la Jugoslavia, era quello che dicevo prima, cioè poi questo lo vedrete meglio quando lavorerete sulle nostre occupazioni. Seguendo la traccia tedesca, vengono fatti dopo l'occupazione italo-tedesca della Jugoslavia, vengono fatti questi stati indipendenti, per esempio quello croato degli Ustascia di Ante Pavelic, che erano collaborazionisti, eccetera. Ci si avvale delle divisioni etniche, religiose e politiche della penisola per poter stabilire, come dire, un regime di occupazione molto molto duro, molto duro, perché comunque la resistenza degli jugoslavi dopo il crollo della monarchia jugoslava, dopo il crollo dell'esercito jugoslavo, la resistenza non finisce, anzi comincia allora, perché invece di essere il re a combattere contro i tedeschi e contro gli fascisti italiani, invece di essere l'esercito regolare sono i partigiani, no? E quindi sono partigiani monarchici, partigiani comunisti che poi prenderanno il sopravvento e egemonizzeranno. Quindi la Jugoslavia in qualche modo è il territorio all'interno del quale si sperimenta per la prima volta la coppia collaborazionismo-resistenza, no? Perché ci sarà una fetta di popolazione, una fetta di classe dirigente che si schiererà con i nuovi padroni tedeschi e fascisti, e invece ci sarà una fetta di popolazione che si opporrà drasticamente. Questa coppia, tenetela bene in mente, collaborazionisti resistenti, collaborazionisti partigiani, ci sarà in tutta Europa. Ci sarà in Italia, la Repubblica di Salò, da una parte contro i partigiani dall'altra, ci sarà in Francia con Vichy da una parte e De Gaulle dall'altra, ci sarà in Norvegia con Quisling, cioè c'è dappertutto. Boh. Posso farti ancora due domande e poi lasci velocemente? Dimmi, no, sono stanco, dimmi Vabbè. solo. Qualcosa sugli IMI e il rapporto tra fascismo e cinema. Poi ce n'è un'altra, ma vi do io qualcosa perché riguarda un altro incontro. Quindi IMI e No, fascismo. gli IMI di tutto, sono poveri, vengono deportati. No, fascismo e cinema, dico soltanto questo, perché effettivamente il fascismo puntava molto sul cinema, così come Hitler, no? Come anche Stalin. Però il fascismo aveva definito il cinema la pupilla del regime. E qui c'è l'altra contraddizione che dicevo prima. Se voi vedete i film intenzionalmente fascisti, sono pochissimi, perché la gran parte del cinema italiano negli anni tra le due guerre mondiali è un cinema di evasione. Il cinema dei telefoni bianchi è un cinema irreale, è un cinema di commedie, di granduchi, di aristocratici che si separano, adulteri consumati, non consumati, eccetera, in un mondo immaginario, in un mondo irreale. Così come pure, come dire, tutta la dimensione del cinema italiano, del divismo italiano, i primi divi italiani, Amedeo Nazzari, Vittorio De Sica o
Francesca Bertini, sono divi che non rappresentano assolutamente niente di quello che il fascismo voleva proporre. E vi ripeto che i film intenzionalmente fascisti si contano sulla dita della mano: Vecchia Guardia del 32, Acciaio del 33, Luciano Serra Pilota del 34, Uomini sul Fondo. Questi sono 5-6, non di più, no? E quindi in qualche modo anche il fascismo, anche il cinema conferma il fatto che il fascismo in questo tentativo di fascistizzare gli italiani, in questo tentativo di imprimere il suggello della ideologia fascista al processo di fare gli italiani, nel suo tentativo di fare degli italiani dei perfetti fascisti, si era arenato, no? Gli italiani erano rimasti quelli. Perché il cinema dei telefoni bianchi ha tanto successo? Perché propone i primi prodromi, i primi vagiti di un consumismo che poi dopo la guerra sarà dilagante. Ma questi interni domestici, appunto, con i telefoni bianchi, con gli apparecchi radio, i primi frigoriferi, eccetera, sono il sogno degli italiani, è quello che l'immaginario degli italiani produceva e che il cinema intercettava. Ed era lontanissimo dall'uomo nuovo della rivoluzione fascista teorizzata da Mussolini. Va Grazie di bene. tutto, grazie, vi saluto. Grazie mille, professore. Noi la salutiamo. Se ci sono questioni legate al concorso, alle procedure, alle successive, magari chiederei ai colleghi di comparire per non lasciarmi solo. Ecco, anche perché vorrei ricordare che Eccomi. questo è un esperimento in cui tutti gli istituti piemontesi, come dire, stanno lavorando insieme per proporvi la formazione che, come, grazie anche ai nuovi, all'abitudine, come dire, agli incontri online. Quindi siamo tutti coinvolti in una formazione collettiva per la prima volta, credo che stiamo organizzando. Quindi è giusto che ci siamo tutti. Lancio una domanda sull'Italia e l'occupazione della provincia di Lubiana, a cui non ho dato spazio, perché direi che passa al prossimo incontro, che riguarda appunto l'occupazione italiana all'estero. E, come dire, non l'ho posta perché c'erano altre domande più legate a questo tema. Se avete qualche chiarimento ulteriore da chiedere, ci manderete l'attestazione via mail. Sì, faremo l'attestato di partecipazione e ve li manderemo via mail a quelli che si sono registrati. Oggi abbiamo registrato le presenze dei docenti qua. Non so se ve li manderemo subito, se faremo attestati per tutte le giornate. Forse per ogni giornata attesteremo la partecipazione. Chiedo anche ai colleghi, appunto. Ma si potrebbe anche aspettare alla fine, visto che non saranno tempi lunghissimi. Secondo me, così No. chi eventualmente partecipa a due o tre incontri avrà un unico Sì, attestato, essendo di per sé l'iniziativa di formazione un'iniziativa unitaria. Forse a noi risparmia un po' di lavoro, perché se no dobbiamo ogni volta rimandare tutti gli attestati. Non so cosa ne pensate. d'accordo con Gigi. Se non è, a meno che non abbiate bisogno di attestati, come dire, per l'assenza di oggi, ma insomma non credo. Ma entro il 18 marzo finiscono le cose e ognuno riceverà un attestato recante l'indicazione di quanti incontri a quanti incontri ha partecipato. Ecco. Una Sono 2 ore a domanda. incontro, noi consideriamo 2 ore a incontro. Posso chiedere una cosa? Buonasera. Perché Buonasera. la mia domanda non è stata presa in considerazione? Quale? L'ho Lei ha. scritta nella chat. Quale domanda? Mi aveva colpito questo aspetto del fatto che durante il secondo conflitto continuava il campionato, continuavano le varie manifestazioni sportive. E io spesso in classe con i ragazzi mi trovo a fare anche considerazioni che siano contestuali al momento storico della pandemia che stiamo vivendo. Ci sono le Olimpiadi, sono partite le Olimpiadi, partono i campionati ci sono. Mi chiedevo se fosse quantomeno portatore di senso un parallelismo con il, cioè veramente forse può ancora che nel secondo conflitto mondiale il mondo si è fermato del tutto oggi. Intervengo E io su io qui sono quello. qui.
Non abbiamo ricevuto una domanda. No, Daniele, scusami, c'è stato un problema tecnico. Non so perché la domanda l'ho ricevuta solo io come co-host ed è arrivata a me come messaggio diretto e non lo, pensavo l'avessi vista anche tu No, io non l'ho fortunata. vista. E Ci quindi è scusi, c'è stato stato questo disguido. un problema tecnico di cui tra l'altro che mi dispiace perché questo è un po' il pane di Giovanni De Luna. E le segnalo anche se le può interessare, mi sentite? Sì. Che lo scorso anno, proprio all'inizio della pandemia, a marzo, e lo trova sicuramente sulla pagina web del nostro istituto, abbiamo realizzato un breve video, Momenti di storia, che dura 4 minuti, proprio sul, diciamo, il fatto che nei momenti eccezionali, diciamo, il racconto di Giovanni De Luna. Di come nei momenti eccezionali appunto permangano la voglia appunto di andare a vedere le partite, di andare al cinema, di recarsi insomma nei luoghi del divertimento e c'era proprio un collegamento con la pandemia. Quindi insomma secondo me questo Grazie. video potrebbe essere la risposta migliore alla sua domanda. Grazie. Un chiarimento tecnico per le prossime lezioni. Ci sarà un nuovo link di Zoom, conserviamo questo? Sì, No, ovviamente. verrete, dove, come dire, vi manderemo di nuovo, come questa volta, la procedura di registrazione e riceverete un nuovo link insomma, per collegarvi. Io Ottimo. volevo aggiungere una cosa, nel senso. Cosa, e cioè Prego, il prego. link non è arrivato, quindi ho dovuto gentilmente scrivere all'Istituto della Resistenza di Vercelli che poi attraverso una serie di mail sono riusciti a farmi entrare e quindi eventualmente se gentilmente magari ricontrollate le iscrizioni delle schede vi ringrazio e Sì. anzi approfitto perché io non so se avete fatto firmare ma essendo arrivati in coda non sono riuscita a firmare la presenza. No, ma a firmare noi abbiamo registrato gli utenti che accedevano. Adesso, però lei, no, perché non è stata proprio registrata come docente, cioè la sua scheda non è arrivata, evidentemente. E Ieri c'è mi ha stato. assicurato che è arrivata la signora. Mi ha assicurato che è arrivata. Mi ha mandato la mail. Probabilmente Allora, c'è guardi, stato guido, ma non allora so. probabilmente c'è stato un errore nella redazione della lista. Quindi lei, Elisabetta Acide, giusto? Sì, acide. Acide, scusi. La registriamo e la inseriamo nell'elenco, così la registriamo come presente, la prossima volta verrà inclusa nell'invio delle mail. Ci scusi, c'è Perfetto. stato, si è No, ma perso problema. un nome nella lista, Nessun semplicemente. problema, grazie. Grazie a lei. Chiedo scusa, ma anch'io non ho ricevuto il link, poi l'ho avuto dall'Israel oggi pomeriggio di Alessandria. Sì, lo so, questo mi è stato segnalato, ma se non sbaglio, Romagnolo, giusto? Spagnolo, sì. Sì, lei è già stata registrata invece, quindi non c'è problema. E anche lì probabilmente c'è stato non ha letto la mail, insomma. Cioè non lei, non c'è stato un problema, un disguido Credo che nel. sia un problema dell'allegato, nel senso che compilando l'allegato, anche a me è stato, appunto, sono stato invitato a comunicare, ma io l'ho fatto tramite mail, i miei dati, perché l'allegato che ho compilato non si apriva, almeno così mi è stato riferito. Sì, Quindi alcuni hanno avuto probabilmente problemi. sia un problema di tipo tecnico, boh, comunque poco male, ci siamo. In ogni caso, appunto, scrivete a qualunque degli istituti e noi cerchiamo di risolvere, come dire, i problemi che ci sono, insomma, che Certo. sorgono nell'immediato. Certo. Io chiudo segnalando l'unico, cioè, visto che c'era molto interesse, mi sembrava, per gli aspetti audiovisivi, per i film, il cinema, eccetera, e come giustamente ha chiarito il professor De Luna, insomma, sui film di propaganda, la propaganda veniva anche attraverso i cinegiornali e le cose che venivano proiettate nei cinema, invece. E su questo l'archivio dell'Istituto Luce, che è interamente online, insomma, interamente non lo so, ma ha una ricchissima raccolta online digitale, può essere utile, può essere utilizzato. Cercate Archivio Luce e lì ci sono tutti i filmati
prodotti dell'Istituto Luce, che era, insomma, che appunto fra le altre cose produceva, oltre che film, eccetera, produceva documentari, produceva i cinegiornali che venivano trasmessi al cinema. Considerate che il cinema all'epoca del fascismo era il grande media, insomma, dire, di massa, ecco, cioè la gente andava al cinema in massa, non soltanto fino agli anni 70-80, questo è continuato prima del boom della televisione, quindi avevano un grandissimo impatto. Ecco, lì ci sono veramente un numero di materiali video estremamente ricco. Probabilmente lo conoscete già, ma insomma, nel caso ve lo segnalo. Non tanto di film, quanto appunto di cinegiornali e filmati di propaganda di vario genere. Ci ho detto, ci sono altre questioni, Posso domande? Prego, Enrico. aggiungere, Daniele, visto che De Luna ne ha parlato, c'è anche l'archivio online del Radio Corriere e quindi è una risorsa che riconoscete sicuramente, però io la segnalo, radiocorriere.techerai.it e trovate un archivio molto ben ordinato, insomma, qui è possibile consultare i numeri relativi agli anni interessati e anche oltre o prima. Chiedo scusa, ho perso perché la linea è andata via il riferimento bibliografico che è precedente all'ultimo, cioè prima del Radio Corriere avete segnalato un'altra piattaforma, un'altra fonte? L'archivio dell'Istituto Luce, Ok, grazie. archivioluce.it credo che sia, ma insomma su Google lo trova facilmente. Perfetto. Se non ci sono altre domande o richieste di chiarimenti, direi che possiamo chiudere qua questo primo incontro. Se vi vengono in mente altre domande, noi dei singoli istituti siamo qui, insomma, o direttamente Daniele o ciascuno può contattare tranquillamente l'istituto di riferimento. E ci sono io, non c'è Luciana Ziruolo perché è in un'altra riunione. E quindi il dono dell'ubiquità non l'abbiamo ancora, sfortunatamente. Va bene, allora io ringrazio tutti e ci vediamo al Noi prossimo. ringraziamo te della conduzione e del supporto Certo, tecnico. Bravo, storia. grazie, Sì, si fa. Si sta facendo, si sta facendo. È bello essere costato un ragazzo. E Arrivederci a vabbè, tutti, oh. grazie. Arrivederci. Almeno a Ciao confronto con Elisabetta. Ciao noi. Daniele, ciao. Daniele, Arrivederci, grazie. ci vediamo per il Arrivederci. 25. Arrivederci. Fermiamoci un secondo. Allora, Arrivederci. chiudiamo la Sì, va bene. registrazione. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Arrivederci.